sono il comune di Riccione. Infatti il sindaco Tosi è indagata per omissione d'atti d'ufficio per la mancata ordinanza di divieti temporanei di balneazione. Io e Andrea Bertani già in febbraio avevamo depositato un'interrogazione in regione chiedendo appunto delucidazioni riguardo alcuni mancati divieti di balneazione in diversi comuni, tra cui anche il comune di Riccione. Come spesso accade, la regione però ci ha risposto in maniera evasiva, della serie io non c'ero, se c'ero dormivo, se non dormivo ero girato dall'altra parte. Insomma, ancora una volta la regione non ha effettuato il suo dovere di controllo o quantomeno a noi ha risposto in maniera evasiva. Ancora una volta purtroppo è dovuta intervenire la procura, quando la regione poteva benissimo fare il suo dovere di controllore delle amministrazioni locali. Con le acque non si scherza, con la sicurezza e con i divieti di balneazione non si scherza, perché si ha a che fare con la salute dei cittadini e dei turisti che vengono qui a passare le loro vacanze. Auguriamo al sindaco di Riccione chiaramente di chiarire la sua posizione e alla procura di accertare ovviamente le eventuali responsabilità. Sicuramente la regione Emilia-Romagna ha mancato nella sua responsabilità di controllo.